Moneyball, ragazzi, non me lo ricordo di aver preso mai un'influenza del genere. Oggi sto poco poco, ieri, oddio, ma che chissà, mai massacrato proprio. E mo c'ho ancora la festa, malissimo. Quindi perdonate se non ho verve, però con le mani e coi piedi ve lo faccio sto video. Avevo preparato dei video più profondi, avevo promesso. Devo starci concentrato, invece questi mi ci diverto. È ancora terra piana perché li faccio con nonchalance. Allora, il volo New Zealand. Ora ve lo spiego. Ve lo spiego. Vi do i link poi sotto, vi studiate da solo, però vi do le indicazioni. Perché no, il volo New Zealand lo buttano giù, ma no, è in incidente. Il Concorde lo butta, ma no, è in incidente. Quell'altro qua, quell'altro. Non mi ricordo come si dice proprio, cioè, il linguaggio giuridico quando vieni condannato, non c'è la prova, ma è il castello accusatorio e così, cose, è proprio il termine, lo so, non me lo ricordo, perché l'ho detto la febbre. E questa è la stessa cosa, non si può sommare un castello accusatorio del genere, e ogni cosa è che se, e non può essere. Anyway, lasciamo perdere. Permettetemi una discesa nel fango. Io non scendo nel fango, il fango si intende tutti questi debunker. Allora spiegami la luna, spiegami come fa. Non ci scendo in questi dibattiti. Però, visto che continuano come se fosse che non si può rispondere, i terrapiattari spiegassero allora come in un'eclissi si forma la forma della sfera curva, quindi la Terra è sferica. Mo' ve lo sfato, sta leggenda metropolitana, così la finiamo pure con questo. Più vi faccio vedere un volo dell'Istituto Luce in Antartica, attraversa l'Antartica. Attraversa l'Antartica, tutto quello che attraversa, mo' ve lo faccio vedere che attraversa. Cosa attraversa? Più permettetemi ancora questa discesa, questa non è discesa, allora New Zealand, questo volo che taglia l'Antartica, sono cose serie. Invece questo qui della sfera, dell'ombre, io non ci scendo, non ci manco vado, per quando mi so, perché tu non li sai, no, per quando so chiari, non mi va di sta fastidisco, lo fanno gli altri, poi che ci metto, io penso di dare qualche contributo leggermente più interessante, non che quelli non lo siano, però più inediti, dai, come vi devo dire. Anyway, questo poi lo giudicherete voi. Tornando sempre a questa lotta di fango, i militari tutti intorno alla cintura. Allora, io voglio sapere chi è che ha detto che nella cintura antartica ci sono tutti i militari attaccati là, come campano, tutta a ridere. Chi ha detto, chiunque sia stato, me lo portate qua davanti che lo prenda a schiaffi? No. Ma tra la frontiera tra l'Italia e la Svizzera, che ci stanno un militare ogni centimetro, c'è il passo di Chiasso lì in autostrada e poi c'è il passo, mi sa pure chi ha, l'Arena Nazionale, due, e in Antartide è la stessa cosa, solamente i punti di accesso sono pochissimi lì, di fronte alla Patagonia, McMurdo, là dietro, precisi, ma mica ci stanno le fortificazioni, non ci sta manco niente, perché tanto non ti ci puoi avvicinare, vai a fare un piano di volo. Non te lo accetta, telefona agli aeroporti, a quelli che fai voli, mi portate lì in Antartide, non ti ci puoi. Ah, l'Antartide per l'ICAO, l'International Aeronautico Internazionale, è vietato l'attraversamento, loro dicono perché tempeste geomagnetiche fanno saltare gli strumenti e i motori addirittura. Voi dite, ma è assurdo, non può essere. Chi lo sa? C'è qualcuno che può verificare, come la Luna, sono andati sulla Luna, sono andati su, non può verificare nessuno. Però Bird gli successe proprio questo, mo, vorrei, gli successe che l'aereo perse i comandi, però voi dite sempre Bird che non è, può essere, non affidabile, però c'è questa coincidenza. Comunque l'ICAO, l'International, che deve, tutta l'aeronautica internazionale risponde all'ICAO, vieta il sorvolo dei poli. Quello sud, tutte le tempeste, non si può, perciò non ci sta le rotte, secondo loro. Le rotte non ci sta perché è circolare, ovviamente, ma no. Comunque, non ti ci puoi avvicinare, ma voi lo sapete, nessuno le sa queste notizie. Io qualche anno fa le beccai, però le buttai lì, nemmeno, poi mi tornano in mente. Perdonate.
Hanno bloccato non si sa quanti, il numero non lo so, non so se ancora continua questa storia. Pescherecci d'altura grossi, finti pescherecci, perché dentro c'erano apparecchiature sofisticatissime, non si capisce, non dicono come. Li blocco, si vede che gli argentini, non lo so dove passavano, come ci si avvicinavano all'Antartide, però li bloccavano tutti gli americani e gli europei. Sto sudando, ragazzi, sfebbro. Quindi non ti ci puoi avvicinare, non c'è piano di volo, non ti ci, non parti da dove devi partire se devi andare lì, perché non è che parti, vai girando. Voi vi immaginate chi c'ha uno yacht, parte, non lo so, dalla costa adriatica per andare a Spalato, può passare dove si pare, oppure parte, non deve dire niente a nessuno dove va. Là non funziona così. Anyway, torniamo al fango. No, poi si sono dissociati, si sono dissociati. Ma scusa, quello che si dissocia con chi si è dissociato? Allora io vi voglio chiedere uno a uno, mo qua davanti vi porterò. Immaginati domani, prima serata, confronto tra te, a Rai 1, 8 e 30, dopo il telegiornale, pubblicizzato un mese prima, pure i manifesti per strada, confronto tra terrasferici e terrapiattisti. Il vostro rappresentante della Terra sferica si presenta e dice: perché nella nostra sfera, quando schizza nell'universo, si spacca a metà la Terra, due mezzasfere, poi quando si rigira dietro al Sole si riattacca, e poi l'Italia non esiste nella nostra sfera, la Svizzera un buco nero. Il giorno dopo, voi terrasferici, cosa fate? Vi dissociate. Ma che? Ma scusate. Quello non vede l'Australia, non esiste, quell'altro vede l'Australia, Norvegia, occhio nudo, quell'altro diventi scimmia. Allora devo dire sì, vabbè, allora io dico, non le, non so. Mi dissocio. Ma voi vi dissociate se qualcuno dice una scemenza proprio del genere? Il vostro terrasfero, immagini, viene un terrasfero sotto da me, si mette a dibattere con me, e poi arriva uno che dice: guarda che... E lui mi dirà: guarda, io mi dissocio da quello che sta di qui, la sfera non funziona così, la sfera funziona così, quindi il piatto, piatto. Basta con questa storia del disco che va girando. Porca, un disco è un piano infinito ai lati e sotto. E sai perché io dico infinito ai lati e sotto? Perché se non dici questa parola infinito, significa che può essere milioni, 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 milioni di chilometri ai lati e sotto, ma una parte deve finire. E allora galleggia nello spazio sempre. Perciò si dice infinito, no infinito, dopo sarà plasma, che ne sai che tu, ma è fisso. Quindi basta con... Vedi che fanno sempre vedere sto piano. E poi i debunker battono, quello va sotto e come casca di sotto. Sembrate, come vi dico sempre, quelli all'opposto quando volevano mettere il terra, volevano mettere l'eliocentrismo, e con gli altri dicevano: scusa, ma come si mantengono quelli sotto? Uguali, vedi che siete uguali. È infinito sotto e ai lati, perché se no stesso schizziamo, è quello che conta. Lasciate perdere la forma, noi siamo fissi. Poggiati dove? Infinito, vabbè? Allora, questa è un'altra. Sfatiamo queste leggende metropolitane, porca miseria, porca. Quindi stavo dicendo, vi faccio vedere perché cosa succede con la sfera, mo c'ho il computer quasi pure. Ecco qua, guardate qua. Alex che parla nel video che facemmo Che è insieme. scritto sul libro deve essere vero e non va contestato. No, l'attenzione è proprio sull'ombra curva sulla Luna. Infatti l'ombra terra sulla Luna durante un'eclissi lunare è rotonda, rotonda. E infatti quando ho parlato con la gente, il 100% delle persone, ma anch'io qualche anno fa, portavo come testimonianza, come prova della terra sfera, il fatto che durante un'eclissi lunare ci trovavamo davanti a questa situazione, no? Dove c'è una luna e un'ombra curva. Ma questa non è la Terra che proietta un'ombra curva sulla Luna, è la Luna stessa per la sua forma, che può essere sferica, lenticolare, semisferica, comunque
hai un principio di curva, quindi tutto quello che viene proiettato su una superficie curva andrà a curvare l'ombra stessa, ma non è la fonte dell'oggetto a determinarne la forma, è l'oggetto che riceve l'ombra a curvarlo. E quindi ho fatto un video tutorial che spiega bene. Ho dovuto fare un video perché scrivendo vedevo che la gente riusciva sempre a travisare, a fare altre domande, ma il mio video è molto semplice, non sto mettendo in dubbio la forma della Terra, sto dicendo che utilizzare questa prova non è corretto perché bisogna un po' studiare come funzionano le ombre proiettate su una superficie. Allora ho preso l'arancia qua, l'arancia sarebbe la Luna, poi ho preso praticamente questa è l'ombra che ci fanno vedere sempre, no? Dell'eclisse con l'ombra curva. Questa qua sarebbe la Luna. Poi ho preso la Terra, no? In questo caso ho preso un rettangolino, ma l'ho fatto anche con un CD musicale, l'ho fatto col telecomando, l'ho fatto con un orsacchiotto. Dietro abbiamo il Sole e andiamo a vedere come si comporta l'ombra su una superficie curva, che in questo caso è l'arancia ed è la Luna. Dietro abbiamo il Sole, si sta formando un'eclisse solare, la Luna entra, transita nel cono d'ombra e vedete bene che sta curvando. Poi quando andrà a toccare i poli assiali della Luna si raddrizzerà come avviene nella realtà per poi girarsi dall'altra parte. Quindi io volevo semplicemente fare questo. Ma finiamo, mo finito pure sta tarandella. Allora i terrapiedi ci spiegano, mo è spiegato, chiudiamo pure sto coso, andiamo avanti un altro. Allora mo vi faccio vedere veloce, se non mi si allunga il video. Il volo a New Zealand lo parlo per ultimo, gli incidenti aerei li parlo per ultimo. Guardate qui, adesso l'Istituto Luce, guardate l'Istituto Luce, ok, come attraversa il polo. Star Polare ha avuto per eroi l'esploratore Ellsworth e il pilota Holly Canyon e si è iniziata con la partenza del velivolo La Stella Polare per il volo attraverso l'Antartico. Attraverso l'Antartico. Lui dice, esiste, esiste, l'ha fatto. Investiti da un succedersi di tormente, una delle quali durata 3 giorni. Guardate. Dopo una lunga odissea nel cielo e i monti dell'Antartico. Guardate qui, lo vedete cosa fa? Non fa, non attraversa l'Antartico. In poche parole, che cosa fa? Porca miseria, ragazzi. Che cosa fa? Questo è il vostro polare. Fa questo, che è la stessa cosa che fare questo. Manco lo pilota se ne rende conto. Quando vi dicevo, parti da qui, è lo stesso ore di volo, è lo stesso nel circolare. La distanza tra qui e qui, la distanza tra Patagonia e qui, è uguale. È la stessa identica cosa, attraversato l'Antartide. Anyway, adesso andiamo al volo New Zealand. Vi metto tutti i link adesso. Lo potete trovare qui. Qui vedete, poi ve l'ho segnato qui sopra. Vi metterò questo video. A scelta ve lo trovate. Passenger plane crash in Antartida, Monte Rebus, disaster. Era un DCD, ce ne sta diversi. Eppure qui il simulatore che lo fa vedere uguale. Crash animation, eccolo qua. Disaster in Antartida. Eccolo qui. Era un Douglas trimotore DC-10. Ci arrivo subito. Ah, qui dopo trovate, vi metto anche il link di Vicky che vi spiega cosa, come lo giustificano. Lo giustificano in poche parole: l'altimetro non era impostato nel corretto QNH. Ma è assurdo. Chi vola sa che appena prendi un aereo, la torre, la prima cosa che ti deve dare, buongiorno, ti dà il QNH, cioè devi regolare l'altimetro in base ai piedi d'altezza dal livello del mare dove sta l'aeroporto. Cioè, se l'aeroporto sta a 500 piedi, l'altimetro non segna a zero, c'è 500, non mi scontra contro una montagna, chiaro. Ma gli aerei piccoli, figurati un DC-10, sbaglia il QNH. A parte che il linguaggio aeronautico devi sempre ripetere, la torre ti dice portati a 1000 piedi, ok, mi porta a 1000, lo devi ripetere per vedere se hai capito male. Quindi assurdo, cioè per un pilota è assurdo che sbagli il QNH.
E poi lo ripeti, quindi la torti dice no, ma l'hai sbagliato. Ma poi lo sai a memoria, cioè, ma vabbè, sarà che ero al 70. Quindi che succede? Che successe il volo New Zealand? Alla New Zealand, che gli venne in mente nel 79, di fare dei voli solo di osservazione turistici con un DC-10. E non è che andava sulle coste, il monte rigirava, faceva vedere, la gente faceva le fotografie, e rigirava e se ne riandava. Dopo 6 mesi di questi voli, che ne fece pochi, perché non era che era giornaliero, penso che era mensile, non lo so, devo verificare, non lo dice. Poi io mi sono studiato tutto, cioè tutto, chi l'ha ripresi, pure le foto degli ufficiali che andarono lì a recuperare, c'è cioè un pezzo di Carlino, vai, vai, vai. Vabbè, dai, lasciamo perdere, mo vi lascio tutti i link. Cioè, lasciamo perdere nel senso, non dire che vi faccio il video, è tutto. Chi vuole approfondire, si approfondisce tutto, però c'è molto di più dei link che vi ho dato, che io approfondì tempo fa, mi ero ripassato, ci dovevo fare un video più approfondito, ma ve lo dico così, tanto è il concetto che conta, perché se no non si spiega. Evidentemente gli dava fa quel volo in prospettiva di questi tempi, lo doveva levare, come il Concorde, che te poi e tutto, vabbè. Vabbè, poi, vi volevo fare vedere, tu immaginati in Antartide, vola pochissimo, roba militare, guardate tutti gli incidenti, cioè questo equivale da quando si vola in Antartide, non si sta, dal 56, così, ecco, dal 54, dal 46, 5, però dopo subito 50, 50, 54, guarda, a distanza, comunque, guardate qui, questi sono tutti gli incidenti, addirittura uno, immagino. Uno, il giorno che sono nato io, guarda, 2 febbraio 66, 6 morti, Rosai. E questo tutto, qui c'è eccolo qui, il New Zealand. Vi metto anche il link. Quindi cerchiamo di sfatare i miti, di mettere, spero di avervi dato anche pezzettini, pezzettini, qui si deve fare così, pezzo pezzo, in tutti, a 360 a livello scientifico, fisico, esoterico, storico, tutto. E poi intanto uno, perché non si può, quello non è, quello non è, quello non è. Ma adesso fanno i voli che ci portano su dal 2 e 10, ma chi? Ma questi fanno le cose e ci dicono davanti agli occhi, che cioè, fumo fare i miei voli, che ci vai tu? A te ti ci porti, come ci vamo Cristoforo Retti e quell'altro, c'è Andrea Nandri che fa sembrare che, oh, ma per favore. Ok ragazzi, mi sembra di avervi detto quello che vi volevo dire. Volo con New Zealand. Sì, penso di aver detto tutto. Muove, a meno che cose eclatanti, torniamo un po' di video più profondi che già dovevo fare, però non me la sento, la devo stare centrato bene. Questo invece mi ci diverto. Vabbè, ragazzi, i militari intorno. Ti sei dissociato. La scimmia, quello diventa scimmia, no? Ti sei dissociato. See you later.